8 luglio, quinta edizione del Borgiallo Blues Festival. Sì, siamo di nuovo carichi e pronti per partire. Replichiamo un po' l'evento come gli anni scorsi, sempre andata bene, quindi rimaniamo focalizzati sul blues. Come l'anno scorso più o meno partirà intorno alle 16 con un mercatino dell'artigianato e ci saranno anche delle associazioni sociali del territorio. Per le strade di Borgiallo ci sarà sempre della musica live blues e contemporaneamente ci sarà anche l'inaugurazione di una mostra di quadri, sono dei ritratti di bluesmen famosi a cura di Enzo Palombella. Dalle 18 poi ci sarà sul palco, quindi i primi ritornerà il seminario. Quest'anno abbiamo un seminario di cigar box, uno strumento rudimentale molto particolare, e oltre ad avere anche il seminario ci sarà anche un'esposizione di questi strumenti, quindi chi vorrà potrà anche conoscerli, vederli e provare il suono. Ci sarà poi il momento in cui si mescheranno uno storytelling con la musica. Ci sarà sul palco Luciano Federighi, che è uno scrittore, un musicista, un critico musicale, e presenterà in anteprima il suo libro che si chiama Istrioni e Sirene, edito da Arcana. Sul palco lui suonerà e ci racconterà alcuni episodi e vite di alcune voci famose del blues. Dalle 18 poi ci sarà la musica vera e propria. Il primo gruppo a salire sono i Dodo & Charlie, è un duo di artisti di strada principalmente, molto coinvolgenti. Poi tornano sul palco i Fratelli Tabasco. Siamo molto contenti di averli di nuovo sul palco perché, come è cresciuto il nostro festival, sono cresciuti anche loro. E in questi anni loro hanno un disco in uscita, hanno fatto molte collaborazioni, quindi tornano, sono sempre anche loro molto coinvolgenti e ci faranno sicuramente ballare. E poi siamo molto orgogliosi di avere la Bob Malone Band, arriva dall'America, quindi riapriamo all'internazionale quest'anno e praticamente stiamo parlando di uno dei tastieristi più famosi del contemporanei. Per dire, lui suona con John Fogerty, che era il leader dei Creedence Clearwater Revival, ha suonato nell'ultimo disco di Ringo Starr. Arriva dall'America, quest'estate è in tournée in tutta Europa e sarà con noi sul palco del Borgiallo Blues Festival. Come tutti gli anni la manifestazione terminerà in Piola per una jam session libera a tutti e noi siamo pronti, vi aspettiamo sabato 8 luglio per la quinta edizione del Borgiallo Blues Festival.